sai cosa vuol dire essere soli. La mia vita era da una donna tranquilla, con la sua famiglia, i suoi figli, e doverne trovare a lottare con tutta questa gente per una morte improvvisa in questo modo qua. Guarda che atroce, non è semplice, perché tu ti ritrovi muri, muri di gomma. Io l'ho fatto per lui, lo rifarei, giorno per giorno. Ma paradossalmente più se ne parla e sempre meno efficaci sembrano le risposte e le soluzioni che l'apparato preposto riesce a dare. Ma se da un lato i dati della sicurezza vera forniti dai vertici istituzionali sono ottimistici, non altrettanto si può dire per la sicurezza percepita. Uva! Ma secondo te adesso cosa succede? Succede che adesso dovranno fare accertamenti radiografici, dovranno rifare un po' l'autopsia, cioè quello che non è stato fatto in sede di prima autopsia dal consulente del pubblico ministero. E quindi dovranno determinare che le cause di morte. Il cadavere purtroppo di Pino è molto datato, secondo me occorreranno delle competenze specifiche importanti, però noi certamente abbiamo un'esigenza, cioè quella di mostrare che non è morto per la sedazione. Beh, ma se c'è qualche frattura nel suo... Dovrà venire fuori. Appunto.